Complimenti, Mirko Signorile Gaetano Grazie. Partifilo. Non ho parole per quanto riguarda questa sonorità, in effetti ci riporta moltissimo all'idea del potere, un po' il sogno di tutti noi musicisti, di scrivere colonne sonore per film. Tu forse hai avuto già qualche esperienza del genere, Sì, o io. cerchiamo registi, Registi li registi cerchiamo possibilmente sempre. molto noti, che facciano film con molti incassi con le nostre colonne sonore. Hai avuto modo appunto di Sì, è avere. stato nel. Ho scritto le musiche per due film documentari di Pietro Marcello. Il primo, La Baracca, si intitola La Baracca, e il secondo, Il passaggio della linea. Ed è stato nel caso della baracca, una sorta di sonorizzazione, cioè erano delle musiche Sì, improvvisate, suonate sulle scene. scene già girate. Esatto, mentre invece per quest'altro film, Il passaggio della linea, ho scritto proprio la colonna sonora insieme a un musicista napoletano che si chiama Marco Messina, che suona, è un musicista di musica elettronica, suona anche con i 99 posse, quindi insomma questo è molto sperimentale, una colonna sonora molto Ok, sperimentale. allora, a proposito di sperimentare, qua dobbiamo cercare di contenerci nei tempi, però accennavamo prima un po' a queste fazioni anche che nel jazz spesso esistono rispetto a chi ama la musica cosiddetta sperimentale, chi la chiama contemporanea, con termini anche un po' che lasciano il tempo che trovano, perché parlare di musica contemporanea oggi o di novità o di sperimentazione quando si tratta di cose che si fanno già da tanto tempo, poi c'è chi snobba lo standard, il brano classico. Allora, mi sembra di aver capito che la vostra visione sia veramente ormai a 360 gradi, a parte gli inizi, no? In cui magari qualcuno tendeva a spingere più in una direzione. Questa cosa ovviamente è molto apprezzabile, è un segno di maturità. Mi piacerebbe però, visto che ora non l'ho mai fatto in queste puntate, però mi piacerebbe sottolinearlo, visto che Delta TV non ci dà limiti stilistici. Di tempo sì, purtroppo, però ci sono delle sonorità che spesso, cioè, vengono quasi vietate perché per il timore sempre di non avere il sufficiente audience. Invece so che voi siete degli esperti, chiamiamoli interpreti, esecutori di musica improvvisata. E mi piacerebbe, se vi va, che ora spingessimo un po' più dall'altro lato, dai tuoi amori iniziali, quelli della free music. Vi andrebbe di proporre una cosa non composta, assolutamente in maniera estemporanea, che mi piacerebbe anche, non so, forse faremo anche una puntata sulla free music, sul free jazz, in futuro. Per ora mi piacerebbe dare questo assaggio, non cambiate canale perché, e cercate di entrare nel vivo di questo tipo di interpretazioni, perché si raggiunge spesso un livello artistico e di profondità che con altre forme musicali è difficile da trovare. Mirko Signorile Gaetano Partipilo, free music a Delta TV. Thank you.
E beh, io spero che questo tipo di espressioni possano arrivare. Guardate, io do un consiglio al pubblico, si tratta solo di essere concentrati su quello che si ascolta. È come vedere, guardare un quadro astratto. Se ci passi velocemente ti sembra solo una macchia, se ti concentri puoi godere sicuramente delle vibrazioni che ci sono. Ora, passiamo a un'espressione apparentemente opposta, che è quella dello standard classico. Mi piacerebbe parlarne tanto, però so già come la pensate e come la pensiamo. Lo standard è il classico del jazz, è il brano scritto in un'altra epoca che è stato suonato, risuonato, trito e ritrito. Ma in realtà, chi vuole mi risponda, cosa ne pensate a questo proposito? Ha senso oggi suonare gli standard? Ognuno dica la sua. Io penso che, come dire, sia una questione di sincerità artistica, nel senso che se un musicista sente di esprimersi attraverso questi brani, come dire, brani antichi, classici del jazz, e lo fa con sincerità, con devozione, con passione, non ha alcun senso pensare che questa cosa sia anacronistica, fuori dal tempo. Cioè, Anche perché assolutamente. l'interpretazione penso che poi. Poi l'interpretazione è sempre, esatto, cioè sempre qualcosa di personale, quindi non è mai come l'ha suonato un altro musicista. Questo Infatti, è. Gaetano? Concordo con quello che dice Mirko, è molto importante l'impronta che poi si dà uno standard. Suonare uno standard come veniva suonato 50 anni fa forse ha meno senso, però comunque il materiale. Diciamo, la musica scritta è sempre un punto di partenza che poi viene sviluppato Allora, io dall'artista che proporrei una cosa, segue. siccome siamo in chiusura di trasmissione, e come ho detto anche in altre puntate, la bella e brutta abitudine del jazz e dei jazzisti di inserirsi, no? Però noi siamo anche amici e ci capita ogni tanto anche di suonare insieme, con Gaetano anche abbiamo inciso un disco insieme, per cui mi piacerebbe scegliere uno dei brani più conosciuti, abbiamo appena deciso, non è utile fare la farsa di deciderlo al momento, ma l'abbiamo deciso 5 minuti fa, prima della trasmissione, è questo classico francese, ve lo pronuncio però, ve lo nomino in inglese perché non ho una buona pronuncia francese, sarebbe Autumn Leaves, in italiano si intitola Le Foglie Morte, se qualcuno conosce il francese può dire Le Feuilles Mortes, se si scrive Le Feuilles Mortes, e Sol minore, la tonalità. E vi lasciamo in trasmissione, vi salutiamo, vi ringraziamo e ringrazio in particolar modo Gaetano Partipilo e Mirko Grazie. Signorile. Vi rifaccio vedere un attimo velocemente i loro dischi, perché in questo periodo di crisi discografica è bene pubblicizzarli il più possibile. Allora, eccoli qua. Nel frattempo, prossime cose da proporre. Prossimi dischi, prossime incisioni, progetti? Qualcosa. È tanta roba. Ah, Gaetano, pubblicizza un po' il tuo jazz club, perché Gaetano, come Ah, tanti di noi, si dà da fare anche nell'organizzazione della musica. sì, Club 1799 ad Acquaviva. Facciamo 3 concerti a settimana, tutti abbastanza di livello, quindi i nomi più importanti del jazz italiano e talvolta anche del jazz internazionale sono nostri ospiti, quindi venite a trovarci numerosi. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, a questo la dimostrazione anche della modestia di questi musicisti, nel campo del jazz ci sono molti concorsi,
a cui noi non vorremmo partecipare, però siamo scelti, non scelti, criticati dai giornalisti che si mettono d'accordo e decidono ogni tanto di nominarne qualcuno come il migliore. In realtà è una cosa che i jazzisti snobbano un po', però, visto che non lo dite voi, lo dico io, sia Mirko che Gaetano hanno vinto parecchi premi, come sono stati individuati come migliori musicisti del loro strumento nel panorama nazionale. Per cui, insomma, è bene anche dirlo. Qualcuno ci capirà pure qualcosa, Si insomma. Autumn Leaves. spera. Thank you.